Buonasera e bentrovati in questa terza edizione del TG6 che apriamo subito con una notizia di cronaca. Una senza tetto è stata trovata senza vita questa mattina sotto il tunnel della stazione ferroviaria di Pescara, dove una volta c'era un parcheggio custodito. Sul posto è arrivata subito un'ambulanza del 118 con i sanitari che hanno potuto però constatare solo il decesso. Nel tunnel, ritrovo abituale di clochard, al lavoro gli agenti della Polfer, della squadra volante della scientifica. Si tratta di una persona che da tempo si era allontanata da casa e che era conosciuta nella zona della stazione dove spesso trovano un rifugio, tanti senza tetto. Le indagini sono affidate agli agenti della Polfer coordinati dal comandante Davide Zaccone. E ora ci spostiamo a Teramo. Gli sfollati delle palazzine Ater di Colle Atterrato si sono costituiti in associazione ed hanno incontrato le istituzioni per ricordare loro che sono fuori casa da 12 mesi. La protesta si è estesa anche ai ritardi nella ricostruzione che non è ancora iniziata dopo un anno dal sisma e che non ha ancora tempi certi. Tania Bonnici Castelli. Gli inquilini Ater di Colle Atterrato a Teramo, sfollati dalle proprie abitazioni dopo i terremoti del 2016, stanno impazzendo dietro la burocrazia della ricostruzione. Sono trascorsi quasi 12 mesi e di rientrare a casa proprio non se ne parla. Così chiamano a raccolta le istituzioni in una grande assemblea alla quale partecipa anche il comune di Teramo, che sborsa circa 1 milione al mese per pagare l'autonoma sistemazione di chi ha immobili inagibili. La domanda è una sola: quando possiamo rientrare? La triste constatazione invece è quella che le palazzine Ater erano antisismiche e consegnate nel 2013. La domanda è una sola: quando è che possano rientrare nelle proprie abitazioni? E questa è una domanda purtroppo che non sempre si riesce a dare una risposta, o perlomeno questa è stata per me, diciamo, la sensazione di questo incontro. Perché? Perché per aggiustare tutte le case Ater occorre più di 50 milioni. Lo Stato ha stanziato solo 4 milioni che forse arriveranno a gennaio o a febbraio, quindi a gennaio o a febbraio si devono programmare le progettazioni e tutto l'iter che ne consegue per arrivare poi a cantierizzare, a lavorare e far rientrare queste persone nelle abitazioni. I tempi sono molto lunghi. E questo incide sulle casse dello Stato e soprattutto del Comune che deve pagare l'autonoma sistemazione. Sì, questo incide sulle casse dello Stato perché si continua a pagare l'autonoma sistemazione. Ricordo, ogni 2 mesi noi spendiamo quasi 1,5 milioni, ma soprattutto vi sono queste persone che dicono: noi non vogliamo l'autonoma sistemazione, noi vogliamo tornare nelle nostre case. Intanto il quartiere di Colle Atterrato sta morendo e soprattutto è all'abbandono. Guardi, questo è un problema del quartiere di San Benedetto, di Colle Atterrato, è un problema di Teramo. Ecco qual è il vero obiettivo: far sì che l'ufficio della ricostruzione funzioni da subito. Perché la legge dello Stato prevede che le tipologie B, che sono danni lievi, devono essere aggiustati prima possibile per far sì che la persona rientri nella propria abitazione. Ma se oggi ancora non parte un solo cantiere di tipologie B, che molte volte sono lavori di pochi giorni, questo è il vero dramma che stiamo vivendo, non solo in quel quartiere, in tutta la città di Teramo. Per i reati contestati a vario titolo di associazione per delinquere, truffa, ostacolo all'attività di Banca Italia e false dichiarazioni nel prospetto informativo depositato alla Consob, la Procura di Bari ha notificato la proroga delle indagini ai vertici della Banca Popolare di Bari. I fatti risalgono al periodo 2013-2016, quando la banca acquistò la Cassa di Risparmio di Teramo. Sei gli indagati: il presidente Marco Jacobini, l'allora DG Vincenzo De Bustis, ex AD di MPS e Deutsche Bank, i due figli di Jacobini, Gianluca e Luigi, rispettivamente condirettore generale e vice, il responsabile della linea di contabilità e bilancio della Popolare, Elia Circelli, il dirigente dell'ufficio rischi, Antonio Zullo. A carico di Marco Jacobini e dei figli si ipotizza anche il maltrattamento e l'estorsione. De Bustis invece è accusato solo di maltrattamenti. La vicenda riguarda presunte irregolarità nascoste nei bilanci dell'istituto svelate ai PM.
ATM da un funzionario. Pronta la nota di reazione dell'Istituto Bancario Pugliese, che sottolinea come le dichiarazioni rancorose di un dipendente licenziato per giusta causa è bene che siano oggetto di ogni approfondimento da parte della Procura, per consentire poi alla Banca Popolare di Bari di agire nei confronti dell'autore di tali inaccettabili propalazioni. Sia chiaro, continua la nota, che per la banca contano solo i fatti, gli atti, i numeri, la trasparenza delle procedure e di conseguenza la fiducia dei soci e dei clienti. Restano molto gravi le condizioni del volontario della Protezione Civile rimasto ferito mentre era impegnato con altre persone nelle azioni di spegnimento dell'incendio del Morrone. Lo fa sapere in una nota l'ufficio stampa della ASL provinciale dell'Aquila. L'uomo, colpito da un masso, attualmente ricoverato in rianimazione all'ospedale dell'Aquila, resta in prognosi riservata. Viene tenuto in coma farmacologico ed è intubato. Il paziente, 30 anni, riferisce l'ASL, ha riportato lesioni al cranio e al viso e domani mattina verrà sottoposto ad approfondimenti diagnostici, TAC e altri esami, per dar modo ai medici di avere ulteriori elementi al fine di valutare l'eventualità di sottoporlo a interventi che riguardano sia l'aspetto neurochirurgico sia quello di natura maxillofacciale. L'incidente è avvenuto lunedì nella zona di Passo San Leonardo, nel territorio comunale di Pacentro. Le condizioni dell'uomo, originario di Pettorano sul Gizio, in provincia dell'Aquila, sono sembrate subito gravi e dopo un primo ricovero all'ospedale di Sulmona, il trentenne è stato trasferito urgentemente all'ospedale San Salvatore. Il TAR respinge il ricorso per l'ospedale di Penne contro il piano di riordino della rete ospedaliera stabilito dalla Regione Abruzzo. Per esprimere la contrarietà verso le decisioni prese dal TAR, il 2 settembre si terrà la manifestazione per salvaguardare l'ospedale San Massimo. Il servizio della redazione di Vestina News. I problemi per l'ospedale San Massimo di Penne sembrano non finire mai. Dopo aver subito l'accorpamento dei reparti, il TAR d'Abruzzo di L'Aquila ha rigettato il ricorso del comune vestino contro i decreti commissariali che hanno stabilito il declassamento del San Massimo a ospedale di area disagiata. È una sentenza, a mio avviso, discutibile sul piano giuridico, è stato il primo commento del sindaco Mario Semproni, perché i giudici amministrativi non hanno tenuto conto di alcuni rilievi fondamentali sollevati nel nostro ricorso. Rimane singolare, però, continua Semproni, come il governo regionale possa esultare per una sentenza che nel merito declassa l'ospedale San Massimo e sopprime il diritto alla salute di un territorio già fortemente penalizzato dalla calamità di gennaio. Nei prossimi giorni valuteremo se appellarci alla sentenza del TAR di L'Aquila dopo aver fatto il punto con i nostri legali. Intanto, sempre dalla pagina Facebook del Comune, il sindaco fa sapere che sabato 2 settembre sarà presente alla manifestazione organizzata dal Comitato Cittadino, che da mesi si batte per la tutela del San Massimo, dove sarà presente anche l'avvocato Natalia Morricone, legale rappresentante del comitato di protesta, che ha espresso la propria contrarietà per la decisione assunta dal TAR e la volontà di non arrendersi davanti a questa sentenza. Una premialità di 69 milioni e 700 mila euro alla sanità abruzzese, assegnati alla regione dal tavolo di monitoraggio costituito dal Ministero della Salute e dal Ministero dell'Economia e Finanze. Nel documento si evidenzia l'adempimento degli obiettivi previsti per l'annualità 2015 e l'equilibrio economico del sistema sanitario regionale. Per quanto riguarda il piano di riqualificazione del servizio sanitario regionale, i tecnici ministeriali hanno valutato favorevolmente i risultati degli indicatori LEA 2015, i livelli essenziali di assistenza, assegnando un punteggio di 182. È stata invece sollecitata la definitiva implementazione delle forme associative in materia di assistenza primaria, oltre alla stesura di un documento completo sull'assistenza territoriale sulla base di quanto previsto dal piano di riqualificazione. Credo che questo verbale, commenta l'assessore alla programmazione sanitaria Silvio Parucci, sia la migliore risposta alle polemiche dei mesi scorsi che mettevano in dubbio i risultati del lavoro messo in campo dal governo regionale in questi 3 anni. Abbiamo finalmente le basi per concentrarci su quelle azioni di cui gli abruzzesi hanno probabilmente una percezione più diretta, ma su cui non era possibile intervenire con efficacia se prima non venivano risolti i tanti nodi a monte del sistema, ha concluso Paolucci. E all'Aquila spuntano ben 2 discariche abusive, una in via San Sisto, l'altra in via Antica Arischia. Molti i rifiuti abbandonati durante la notte proprio vicino le case Ater terremotate.
Spuntano due nuove discariche abusive all'Aquila, in via San Sisto e in via Antica Rischia. La prima nel piazzale interno delle palazzine Ater, ancora terremotate, ma a ridosso di case già aperte e riabitate. Viene utilizzata specialmente nelle ore notturne per gettarvi qualsiasi cosa, come segnalato da alcuni residenti, dai materassi ai giocattoli a pezzi di mobili, tra erbacce, aria malsana, alberi che crescono malati. Con tutta probabilità in un'abitazione qualcuno è entrato per dormire o rubare. Sempre in quel punto, prima che il comune, cui spetta la manutenzione, provvedesse tempo fa a pulire una vecchia discarica, i residenti avevano trovato anche diverse siringhe usate. La seconda discarica si trova in via Antica Rischia, a pochi metri dalla sede Ater e dalle palazzine sia ricostruite che ancora terremotate. Anche qui, come nel caso di via San Sisto, è possibile notare tra garage sfondati e auto parcheggiate rifiuti di ogni tipo. E ora andiamo a Pescara, primo consiglio comunale post rimpasto. Il sindaco Alessandrini chiede di voltare pagina per lavorare al servizio della città, mentre le opposizioni vanno all'attacco dell'esecutivo. Quali sono le priorità dei prossimi 18 mesi di governo cittadino? Ma noi naturalmente abbiamo le partite dell'urbanistica, che significa concretizzare una serie ancora aperta di occasioni di trasformazioni urbane che ci sono su Pescara. Per quanto mi riguarda, poi un tema centrale su cui abbiamo lavorato a lungo, perché sono questioni complesse, è quello della gestione unitaria dei servizi sull'area vasta, perché al netto della Grande Pescara prossima Ventura noi abbiamo l'esigenza di rendere servizi pubblici che siano i più efficaci possibili in capo alla cittadinanza e che naturalmente tengano conto anche dell'efficienza, e questo si fa facendo massa critica, unendo cioè le forze di Pescara e delle città dell'area metropolitana vasta, e in questa direzione vogliamo continuare a muoverci. Alessandrini è un sindaco fantoccio che è a disposizione dei partiti, che fa soltanto quello che gli dicono i partiti. La vicenda Teodoro è emblematica. Per qualche mese i due consiglieri della lista Teodoro hanno fatto un ostruzionismo becero per ottenere un risultato che era quello dell'assessorato, e Alessandrini ha ceduto non perché fosse convinto di inserire Teodoro all'interno della giunta, perché come sappiamo qualche mese prima aveva messo fuori la figlia introducendo altri soggetti che dovevano portare più dignità e più forza all'amministrazione. Invece questi soggetti hanno fallito totalmente. Adesso c'è il ricambio con Gianni Teodoro, ma credo che questa amministrazione è avviata mestamente verso la fine. Oramai siamo in discesa, un anno e mezzo di agonia. Ma cambiano le facce, cambiano i nomi, ma rimane tutto invariato. Quindi siamo purtroppo di fronte all'ennesimo rimpasto, che però non ha aggiunto nulla alla politica locale, se non appunto le solite facce che tornano a sedersi ai soliti posti. Dovrebbe esserci qualcosa di diverso, si dovrebbe parlare di saper fare le cose, si dovrebbe parlare di meritocrazia, di preparazione, di professionalità, e invece si fanno semplicemente i conti con le liste civiche, con le loro richieste riguardo gli equilibri per mantenere le solite persone al potere. Va via il colonnello e comandante provinciale dei Carabinieri di Teramo, Pier Vittorio Romano, e dal suo posto arriva il tenente colonnello Giorgio Naselli dalla Legione Calabria. Romano verrà trasferito a Chieti, dove sarà raggiunto entro quest'anno dal neopromosso maggiore Domenico Calore, comandante della compagnia di Giulianova. Dopo due anni un saluto alla città di Teramo, che si sente di dire? Innanzitutto sento di ringraziare tutta la popolazione e spero nel mio anche breve periodo di aver dato un contributo. Sono cosciente che sono stati due anni abbastanza difficili per una serie di eventi comunque che Teramo ha dovuto affrontare, il terremoto, la neve. Quanto come amministrazione abbiamo dato il massimo. È una città che ha ancora bisogno di aiuto e che comunque lascio tristemente, perché mi sono trovato abbastanza bene e vorrei comunque dare un saluto caloroso a tutta la provincia. Dove andrà adesso? Andrò a Chieti come capo di Stato Maggiore al Comando Legione Abruzzo e Molise, quindi sarò il capo dello staff del Comando Legione.
Il comune di Pescara da oggi potrà avvalersi di 3 nuovi dirigenti che si occuperanno di importanti settori della macchina amministrativa. Blasioli, da oggi il comune di Pescara ha 3 nuovi dirigenti. Sì, 3 nuovi dirigenti che potranno rinfoltire la nostra rosa e la nostra classe dirigenziale con freschezza ma anche con esperienza, perché insomma hanno già prestato servizio 2 di 3 di loro in questo comune. È un obiettivo che avevamo, abbiamo scherzato anche col calciomercato che scade domani, anche noi abbiamo fatto questi 3 acquisti, però va detto insomma che rispetto a qualche anno fa in cui i dirigenti erano 20, adesso ne sono 10 a tempo indeterminato e 2 a tempo determinato, e quindi di questi aumenteremo di tre unità. Ci servono come il pane in questo momento anche per un rilancio dell'azione amministrativa del nostro governo cittadino. Cosa cambia realmente nello specifico con l'arrivo di 3 nuovi dirigenti? Cambia intanto una cosa, che noi abbiamo 4 settori ad interim, per spiegarlo alla cittadinanza significa che sono 4 settori che dovrebbero avere a capo un dirigente, che in realtà sono affidati ad altri dirigenti che a loro volta hanno già altri settori. Questo significa dissipare molto del tempo per seguire più strutture. In questo caso avremo 2 dirigenti che andranno a coprire 2 settori ad interim, e quindi significa dedicarsi a tempo pieno in questi settori. E ora all'Aquila per la chiusura della 723esima perdonanza celestiniana, è giunta al termine anche la serie di eventi con l'esibizione del cantante Ermal Meta. Si è conclusa la 723esima perdonanza celestiniana. L'annuale giubileo aquilano è terminato alle ore 20:05 con la chiusura della Porta Santa della Basilica di Collemaggio, che per 24 ore ha consentito ai fedeli di avere l'indulgenza di Papa Celestino V. L'astuccio della bolla, portato dalla dama Giorgia Ghizzoni, ha fatto poi simbolico ritorno fino al municipio di Palazzo Fibbioni, nel corteo ridotto dei rientro. Il documento originale è stato esposto per 2 giorni nella Banca d'Italia ed è tornato presso la scuola sottufficiali della Guardia di Finanza, che la custodisce dal sisma 2009. Si sono concluse anche le celebrazioni popolari con il concerto del cantatore italo-albanese Ermal Meta, blindato con rigide disposizioni antiterrorismo e limitato a 8.000 spettatori sul prato di Collemaggio. Ed ora apriamo la pagina dello sport, Serie B e calcio mercato. A poche ore dalla chiusura della sessione estiva è arrivata l'ufficialità di quella notizia che vi avevamo dato già ieri, ovvero il ritorno a Pescara di Antonio Balzano, l'ex capitano che arriva a titolo definitivo dal Cagliari. Il servizio con le ultime appunto di calcio mercato. C'è anche l'ufficialità. Antonio Balzano torna a indossare la divisa del Pescara. Sembrava un'ipotesi tramontata, ma nelle ultime ore c'è stata un'accelerazione che è risultata decisiva. Già ieri l'accordo era stato trovato, oggi la formalizzazione. Balzano lascia il Cagliari e si lega di nuovo al Pescara a titolo definitivo con un triennale. Il difensore di Bitonto ha salutato oggi a mezzo social il Cagliari e la tifoseria isolana, dicendo che questo non è un addio perché la Sardegna è come una seconda casa dove poter tornare appena possibile. La chiosa, ora si torna a combattere dove tutto ha avuto inizio. Balzano ha trascorso infatti 3 anni a Pescara, dove ha vinto un campionato con Zeman, ha vissuto una retrocessione dalla A alla B e nella stagione 2013-2014 ha anche indossato la fascia di capitano. L'arrivo di Balzano lascia sempre in stand-by l'operazione Petar Golubovic. Il terzino in uscita dalla Roma arriverebbe in bianco-azzurro solo in caso di partenza di Francesco Zampano. Sul difensore ci sono Chievo e Benevento. I sanniti si sono inseriti negli ultimi giorni. Resta da capire quanto sia forte l'interesse sul terzino, per il quale il Pescara chiede non meno di 2 milioni di euro più bonus. Difficile va in porto la cessione a poche ore dalla chiusura della sessione estiva. Domani alle 23 lo stop. Sempre in difesa praticamente certa la permanenza di Cesare Bovo. L'ultima giornata sarà decisiva per Michele Fornasier, su cui ci sono Carpi e Ascoli, anche se gli emiliani hanno puntellato la difesa con Brosco. Non dovesse partire, difficile che il Pescara possa portare l'affondo decisivo per il 99 di proprietà dell'Inter Zinho van Oijsden. Sul giovane belga si sta infatti ora muovendo la Sampdoria. A centrocampo resta da vedere la posizione di Brugman, che piace ad un paio di squadre belghe. Selasi interessa al Parma. In entrata è stato proposto Mattia Vitale. Sull'ex lancianese di proprietà della Juventus e in uscita dal prestito al Venezia si è però ora fiondata la SPAL.
Novità anche nel Perugia, prossimo avversario del Delfino. È stato presentato il neoacquisto Filippo Falco, trequartista di proprietà del Bologna, arrivato in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione. Ho scelto Perugia per il prestigio della piazza, per la storia che ha. Mi hanno tutti parlato benissimo di Perugia, poi conoscevo già la società, quindi ci sono tutti i presupposti per fare bene, che è una piazza importantissima. La squadra gioca con il 4-3-1-2, dove dovrei fare il trequartista tra il centrocampo e l'attacco, però ancora non mi ha dato delle disposizioni tattiche precise. Sì, sì, è il mio ruolo quello, sì. Hai precedenti con il Pescara, che è la prossima avversaria del Perugia? Pescara, diciamo, è stata la mia prima partita in Serie B. Come era andata? Cerchiamo di... No, è andata bene, ho giocato gli ultimi 20 minuti, è andata bene. Poi, diciamo, li ho ritrovati a Castellammare a gennaio, è stata la prima partita anche da titolare in Serie B. E domenica scorsa, nel debutto in campionato del Pescara contro il Foggia, tra i migliori in campo il terzino Alessandro Crescenzi, che ha sfruttato l'opportunità dettata proprio dall'assenza di Zampano, è stato tra i migliori e ha parlato così in conferenza stampa anche in vista dello sviluppo di questa stagione e del prossimo match a Perugia. Sì, è stata una bella partita combattuta. Il Foggia è venuto qui con voglia di vincere, ha fatto una bella partita e sicuramente il risultato sta un po' largo. Noi abbiamo, secondo me, fatto una buona partita, però delle volte ci siamo abbassati un po' troppo e quindi, abbassandoci un po' troppo, abbiamo lasciato il pallino del gioco a loro. Però alla fine è il risultato quello che conta, siamo in parte soddisfatti, ma sappiamo che dobbiamo continuare a migliorare e a fare ciò che chiede il mister. Sono contento della mia prestazione, ma posso dare molto di più e la squadra deve dare molto di più, perché il campionato è lungo e lo sappiamo benissimo che con una partita si parla troppo bene e poi quando si perde la prima volta poi succede il finimondo. E la Serie B è lunga e secondo me, oltre alle qualità tecniche, quest'anno ci servirà la fame in tutte le partite. Dobbiamo avere fame e se abbiamo quella possiamo dire la nostra e arrivare a grandi obiettivi. Io ho una fame che mi mangerei pure sto microfono, perché l'altro anno per noi è stata pesantissima. Non pensavamo finisse così e non deve succedere mai più. Quindi da parte mia e della squadra spero ci sia una voglia di tornare in Serie A e di dare il massimo. Il mister magari non mi vedeva, quest'anno ho trovato spazio queste prime partite, ma il campionato è lungo. Io sono molto sereno, nel senso che la concorrenza, quando hai degli obiettivi importanti come quello di tornare in Serie A, è normale che ci sia e ben venga quindi. La squadra è forte, e poi penserà il presidente e la società se servirà qualche altro innesto. Scendiamo in Serie C, il centrocampista del Teramo Lorenzo De Grazia analizza la gara pareggiata all'esordio contro il Mestre. Per lui, impiegato in una posizione atipica come playmaker, l'ennesima dimostrazione di duttilità. Ora per i biancorossi, settimana di riposo col campionato che riprenderà per il Diavolo il prossimo 10 di settembre con un'altra trasferta, stavolta al Menti di Vicenza. Ascoltiamo dunque Lorenzo De Grazia, intervistato da Agna Cantagalli. Lorenzo, ripensando al Mestre, a mente fredda, tiri più un sospiro di sollievo oppure dici che peccato? No, riguardando anche la partita, secondo me un pareggio ci sta anche stretto, perché le occasioni le abbiamo create, abbiamo visto le statistiche, abbiamo fatto 17 tiri mi pare. Abbiamo avuto anche 2-3 palle clamorose, il portiere, anche il loro portiere ha fatto 2-3 bei interventi. Anche noi ovviamente gli ultimi 10-15 minuti abbiamo rischiato, ma è normale, vogliamo conquistare il pareggio, un punto, e siamo un po' sbilanciati, però il pareggio in extremis è meritatissimo e c'è stata un'ottima prova di squadra e di carattere.
In Coppa Italia avevi fatto le prove generali nel ruolo di Amadio, adesso datti un giudizio su come sei andato. Sono due volte che capita che il giorno prima della rifinitura Stefano purtroppo ha qualche problemino e il mister mi impiega lì davanti alla difesa e lo faccio volentieri e mi trovo bene anche lì, quindi non è un problema. E cerco ogni partita, anche in un ruolo diciamo non mio, tra parentesi, di dare il massimo in qualsiasi parte del campo. Questo turno di riposo è più un fastidio per voi perché magari interrompe appunto dopo la prima giornata di campionato il cammino del Teramo, oppure può essere sfruttato per lavorare su alcuni aspetti? Vabbè, un doppio diciamo significa, da una parte possiamo riposare, però da una parte ci dispiace perché sai, interrompere dopo subito una giornata così non è che ci fa tanto bene, però prendiamo così il calendario che è uscito e andremo a Vicenza e cercando di giocarcela anche lì. Già nella prima giornata ci sono stati alcuni colpi di scena come quello del Renate che ha battuto il Padova. Secondo te sarà un campionato ricco di colpi di scena e di risultati non scontati? Sì, beh, come si sa il cambio Lega Pro è un po' particolare, quindi qualsiasi squadra se la può giocare con tutti e non c'è mai diciamo, una squadra forte che non cade mai con le piccole, quindi ogni partita è una storia a sé e tutti possono vincere con tutti, anche quello è il bello della categoria. Mestre, Vicenza sono squadre totalmente differenti, il Teramo poi alla ripresa andrà ad affrontare una delle candidate alla promozione. Beh sì, il Mestre era diciamo una che è salita mentre il Vicenza retrocesse e vuole sicuramente ritornare in Serie B, però noi come ti ho già detto prima ogni partita ce la giocheremo con tutti perché ce la possiamo giocare, la squadra c'è e andremo lì a Vicenza consapevoli di poter far bene e di giocarci le nostre carte. E nella giornata di ieri il Teramo ha messo a segno il colpo Mohamed Soumaré, l'esterno classe 96 arriva dall'Avellino con la formula del prestito con diritto di riscatto. Cresciuto nelle giovanili dell'Anderlecht, il guineiano con passaporto belga, dopo l'esperienza di due stagioni fa con la maglia del Melfin Lega Pro, nel passato campionato ha messo insieme 17 presenze con la maglia degli Irpini nel campionato di Serie B. Asta dunque vede aumentare quantitativamente il numero di giocatori a disposizione, non solo Soumaré, infatti, perché dal Pescara arriva in prestito anche un altro classe 96 come Andrea Mancini alla sinistra, che ha già vestito le maglie di Sant'Arcangelo e Ancona. Svolta negativa sul fronte Marco Sansovini, il Mantova, che aveva chiesto qualche ora di riflessione prima di dare una risposta definitiva, si è ritirato dalla trattativa per l'attaccante romano. E ora la Serie D, perché proprio questa sera c'è stata la presentazione in Piazza Sant'Alfonso del Francavilla, neopromossa che si appresta a disputare il campionato di Serie D Girone F, peraltro debuttando domenica prossima in casa al Valleanzuca contro il Fabriano Cerreto. Vediamo. Presidente Candeloro, è il momento di ricevere l'abbraccio della città, la presentazione a Francavilla al Mare della squadra che torna finalmente in Serie D con una proprietà nuova, la sua. Sì, è il primo abbraccio, non vorrei che fosse l'abbraccio decisivo, speriamo e credo che questo sia il primo di tanti abbracci perché, come dicevo prima, noi abbiamo tre componenti fondamentali, la società che deve fare quello che deve fare per farsi accettare, per farsi amare, poi le istituzioni perché a partire dal sindaco ci sono molto vicine, la terza componente è la città, se non abbiamo questo affetto e questo amore mancano una delle tre cose determinanti e quindi il progetto non può funzionare. Quindi questo affetto che sento ogni giorno, perché ci sono delle persone allo stadio, le ho viste stasera, che si avvicinano e si complimentano e mi ringraziano per aver fatto questo. E questo è gratificante, è una delle cose per cui vale la pena fare queste cose qui. Eravamo certi al 100% che sarebbe stata ripescata, proprio perché le tradizioni della città, della società, e Francavilla aveva i numeri per ambire a questo traguardo. E quindi siamo qui per rendere omaggio a questo cammino difficile che ha visto il Francavilla partecipare ai nostri campionati regionali per tantissimo tempo e anche a rendere merito a una nuova dirigenza che sta dando sicuramente lustro a questo titolo conquistato. È merito non mio ma di quelli che ci hanno creduto fino in fondo e oggi
possiamo gioire. Mi veniva in mente la canzone di Jovanotti, sono un ragazzo fortunato. Siamo una città fortunata in questo caso, perché abbiamo trovato una società solida, un presidente splendido quale Gilberto Candeloro, che vuole fare cose in grandi, vuole ripartire dal settore giovanile anche, ma vuole subito puntare a un buon campionato in Serie D. Beh, direi, cosa ci può essere meglio di questo? Non lo so. Senta, sindaco, sarà allo stadio domenica? Sì, ci sarò come primo tifoso. Voi sapete che prima di fare il sindaco ho fatto il presidente di questa squadra e quindi sono molto curioso di vedere la squadra all'opera. Siccome si rigioca contro il Fabriano, allora non andò bene, stavolta la vittoria non deve sfuggire. No, non sfuggirà, sono convinto che i gufi giallorossi voleranno alti. Ed era questa l'ultima notizia del TG6, che torna domani con la prima edizione delle ore 14. Grazie per l'attenzione e buonanotte.